Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito Everyday Deals. Per chi segue assiduamente i miei video sa che l'ultima collaborazione con questa azienda è stata appunto 3 settimane fa. Mi sono davvero divertita, infatti in quell'occasione ho scelto due quadri appunto nella sezione dipingere con i numeri e adesso sto ancora sperimentando con uno di quei quadri perché ancora lo devo terminare perché è pieno zeppo di dettagli. Sono stata contenta per la riconferma appunto della collaborazione, quindi ho scelto altre due cosine interessanti. Per chi si fosse perso tutti i video passati dedicati appunto a questa azienda, Everyday Deals tratta principalmente diamond painting, appunto a croce, dipingere con i numeri e anche i puzzle. Ovviamente tutte queste categorie ha un'infinito vasta scelta di soggetti, quindi andate a spulciare i link che vi metto appunto in descrizione. Vi ricordo inoltre che l'azienda ha messo a disposizione per i miei iscritti un codice sconto del 10% scrivendo appunto Giulia, senza minimo di spesa. Vi ricordo inoltre che sul sito è possibile anche personalizzare la propria tela, sia nella categoria del dipingere con i numeri, anche nella categoria del punto a croce e anche quella del diamond painting. Quindi scegliete la vostra foto e potete trasformarla in una delle categorie appena elencate. Vi ricordo inoltre che sul sito c'è anche una sezione molto carina che è quella delle ceramic mug, cioè delle tazze in ceramica, e sono davvero delle tazze davvero molto molto carine, una più bella dell'altra, e quindi avete anche la possibilità di andare a scegliere appunto questa tipologia di prodotto. Adesso vi mostro cosa ho scelto io per questa collaborazione. Allora, il primo prodotto, eccolo qui. Non potevo non scegliere un altro quadro nella sezione dipingere con i numeri, perché come vi dicevo l'altra volta mi sono divertita un mondo a realizzare appunto, cioè a iniziare quella tela, e quindi adesso ne ho scelta un'altra in previsione che appena termino quella inizio subito questa, perché mi piace davvero da impazzire. E ovviamente nel kit è sempre in dotazione, ci sono sempre i pennellini, c'è sempre il supporto per poter appendere la tela una volta terminata, i colori necessari per poter realizzare appunto il quadro e poi ovviamente la tela. In questo caso ho scelto una tela che mi rappresenta appieno, perché io amo profondamente il mare, io starei proprio ore a guardare il mare e ogni volta resto incantata, e quindi per questa tela ho scelto questo soggetto qui. È davvero stupenda, i colori sono davvero spettacolari e non vedo l'ora di realizzarla. C'è appunto il mare con questa piccola onda e poi questo cielo stupendo, cioè io l'adoro e non vedo l'ora, come dicevo prima, di iniziare questa tela per vedere appunto il risultato finale su tela come sarà. Però ovviamente devo terminare prima l'altra tela, non posso iniziarle subito un'altra perché sennò faccio un macello, e credo che vi mostrerò prima i progressi appunto di quella tela e poi quando sarà il momento vi mostrerò, se siete ovviamente interessati, a questa tela qui. Scrivetemelo nei commenti così vi leggo. Vi mostro il secondo prodotto che ho scelto dal sito. Questo è la prima volta che scelgo da questa categoria ed è appunto la categoria dei puzzle. Da bambina ho sempre amato realizzare i puzzle, poi ho avuto un periodo di stop perché avevo altre attività in ballo e adesso sono ritornata di nuovo con i puzzle. Insomma, non mi faccio manca niente, non so se si è capito. Ho le mani in pasta in qualsiasi cosa. Comunque questo puzzle è di, se non erro, di 1000 pezzi, quindi starò impegnata per qualche giorno. Sono davvero tantissimi pezzi e ve ne mostro qualcuno, poi ovviamente mi divertirò come una pazza a realizzare appunto il puzzle. E ho scelto un soggetto in particolare, tra l'altro qualche pezzo già collegato, quindi ottimo. Ho scelto questa, siete pronti?
Ho scelto questo come soggetto, non dirò il nome perché sennò YouTube mi blocca per copyright, però ho scelto questo film di animazione, l'avete visto? Vi è piaciuto? E la faccia del tizio sembra molto rilassata. E niente, mi è piaciuto tanto questo film di animazione, quindi volevo realizzare il puzzle, che poi tra l'altro la parte secondo me difficile da fare sono sempre le parti queste qui dove c'è i contorni, dove prevalentemente un unico colore e il resto sembra abbastanza semplice. Poi vi dirò in corso d'opera cosa riesco a combinare. Niente ragazzi, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Io mi diverto sempre tantissimo a collaborare insieme a questa azienda perché sperimento nuove cose, vado anche un po' oltre, diciamo, le perline. Io spero di non annoiarvi mai e di darvi sempre dei contenuti interessanti e stimolanti soprattutto. E poi spero ovviamente di ritornare di nuovo anche con le perline, perché è da tanto che non perlino. Sinceramente è da Natale che non tocco perline. E questo perché, non so, c'è stato un periodo molto pesante dal punto di vista emotivo. E quindi ho detto le perline un po' addio per qualche mese. Però spero di ritornare perché in questi giorni mi è balenata l'idea di iniziare di nuovo a perlinare e di mettere mano un po' e giocare un pochettino con le perline, ecco qua. E quindi spero di non annoiarvi con questi video, anche se non trattano principalmente perline. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao!